ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.506 nuovi casi a fronte di 287.256 tamponi, i decessi sono stati 149, i dimessi e guariti 13.929, mentre continua il calo degli ingressi in ospedale, meno 521, e in terapia intensiva, meno 46. L'indice di positività si è attestato all'1,9%. Con 49.001 tamponi eseguiti e di 936 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale dell'1,9%, ieri era 1,8. Prosegue il calo dei ricoverati, 337 in terapia intensiva, meno 16, e 1.920 negli altri reparti, meno 72. I guariti dimessi sono 1.482, 25 i decessi. Il 28 maggio l'EMA potrà dare l'ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. Sarebbe molto importante, ci consentirebbe, così come già avvenuto negli Stati Uniti, d'allargare ad altre fasce d'età la nostra campagna di vaccinazione. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Question Time alla Camera. Sono oltre 9 milioni gli italiani che hanno già ricevuto doppia dose di vaccino contro il Covid, secondo i dati resi noti dal governo, ovvero una cifra pari al 15,2% della popolazione italiana. La regione più virtuosa è la Puglia, che ha utilizzato il 97,5% delle dosi a disposizione, seguita da Lombardia e Veneto, a pari merito con il 96,9%. Chi ha ricevuto una sola dose di vaccino contro il Covid a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione potrà partecipare anche agli eventi con un numero elevato di persone, lo stabilisce il decreto governativo appena entrato in vigore. L'arrivo del Green Pass è imminente entro la seconda decade di giugno, sarà un Green Pass digitale, ha annunciato sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Non abbandoniamo del tutto l'idea di poter fare richiamo dei vaccini Covid in vacanza, dice, il problema potrebbe essere superato con l'estensione della seconda dose per i vaccini a mRNA a 90 giorni. Ma c'è chi non è d'accordo, come il commissario per l'emergenza Figliuolo, che frena sulle proposte di alcune regioni su ipotetiche vaccinazioni in spiaggia o fughe in avanti sui giovani. L'unica soluzione, dice, è programmare le vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale e ribadisce il rigore, avanti con i richiami, senza farsi prendere dalla propaganda, ma mettendo in sicurezza over 60 fragili, molti dei quali mancano ancora all'appello, ben 4 milioni. Nessun obbligo di prenotazione per accedere ai musei nei fine settimana, eccezione dei grandi siti che nel 2019 hanno avuto più di 1 milione di visitatori, dove l'obbligo resta per evitare code e assembramenti in funzione anti-Covid. Il decreto riguardante le prossime riaperture è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Primo giorno al Palacampus del CUS di via Giulotto a Pavia, il nuovo maxi centro vaccinale gestito dal Policlinico San Matteo, che sostituisce quelli di malattie infettive ed ex dermatologia. La giornata si è conclusa con 600 vaccinazioni, ma l'obiettivo è di arrivare a 2.000 a breve. La tensostruttura si estende su 1.000 metri quadrati e ha 16 postazioni. Tragedia tra i campi a Borgoratto Mormorolo, nel cuore dell'Oltrepò Pavese. Mercoledì mattina un pensionato di 78 anni è morto nel terreno di sua proprietà, in cui stava lavorando con una moto zappa che, a causa del terreno in pendenza, si è ribaltata. Lo ha schiacciato, il mezzo ha poi preso fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Pronto meteo per il 20 maggio, un giovedì con cielo sereno poco nuvoloso, proseguono infatti i giorni di stabilità garantiti dall'anticiclone sull'Europa occidentale, ma attenzione alla nuova perturbazione attesa per il fine settimana, intanto godiamoci temperature tra 10 e 23 gradi, previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, che trovate aggiornate su prontometeo.it. Queste le notizie principali che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.